Buongiorno, mi chiamo Alberto e ho fatto parte del team di Matera 2019. Mi sono occupato di innovazione dal basso e di partecipazione dei cittadini. Una cosa che ha funzionato bene nell'esperienza di Matera è stata l'idea di fare fin dall'inizio e in modo convinto comunicazione digitale. Ma non una comunicazione d'agenzia, con tutto il rispetto per i bravissimi professionisti delle agenzie che servono molto. Una comunicazione fatta dai cittadini stessi, cioè chiunque fosse appassionato all'avventura di Matera come città candidata per fare la capitale europea della cultura 2019, diventava il comunicatore, con un addestramento minimale che abbiamo provato a fornire. La forma presa da questa costellazione di volontari che davano un po' di tempo per fare comunicazione digitale per Matera è stata quella del web team. E una forma che ha, secondo noi, funzionato molto bene, era assolutamente semplice, cioè senza nessun tipo di formalità, chiunque volesse entrava, c'è una mailing list su cui ci si coordina e poi ognuno va sui propri canali digitali, vari social media, eccetera, e condivide materiale su Matera, partecipa alla conversazione. Questo era tutto. L'esperienza del web team è andata molto bene. È andata molto bene perché secondo me ha portato de degli ottimi risultati nel aiutare proprio la città a rendersi conto di quello che stava succedendo e a partecipare in modo massiccio e appassionato. Questo è stato sicuramente un fattore importante nel consegnare a Matera la vittoria. Però è funzionato bene anche in un altro senso, che è quella che siamo diventati un po' più bravi a condividere le informazioni, a condividere la conoscenza di ciò che sappiamo fare. E quindi oggi proviamo a fare la stessa cosa con altre persone che non hanno fatto parte di quell'avventura, per provare a scalare questa idea del web team dalla dimensione cittadina alla dimensione nazionale. Tutti voi siete invitati a farne parte e chiunque voglia è invitato a farne parte. Dove va questa cosa? Io sinceramente non lo so e non ho nemmeno le idee molto chiare sul futuro dell'Operazione Italia 2019, perché naturalmente passata la competizione per fare la capitale europea della cultura, la tensione politica è un po' scesa, la priorità è un po' diminuita. Io non lo so se veramente le città che non hanno vinto il titolo continueranno a lavorare insieme a Matera per l'evento del 2019. Però so questo: se impariamo a collaborare e a comunicare, questa è una grande forza, è una cosa che permette a una città relativamente periferica come Matera di vincere una competizione nazionale ed europea, ed è una cosa che può andare molto lontano, perché con la collaborazione in rete si fa veramente molta strada. Questa è la nostra esperienza. Quindi, io non posso essere lì con voi oggi, abito all'estero e non mi posso muovere. Vi seguirò sui vari canali digitali, naturalmente, quindi mi vedrete probabilmente su Twitter. Buon lavoro, divertitevi e ricordatevi sempre il motto del web team: la differenza tra dire e fare è il fare.